Ciao a tutti ragazzi, uno scarruffatissimo Francesco Pardini vi dà il benvenuto qua, seconda puntata in Battle Spot per quanto riguarda il nuovissimo VGC 18 che ancora, da quanto è nuovo, non ha una forma. Quindi anch'io in questi giorni sto testando un po' varie cose, giusto per vedere cosa è buono, cosa no, cosa quantomeno adesso è buono e cosa adesso no, perché poi le cose sicuramente in futuro cambieranno nel bene o nel male. E oggi io vi porto un team, come potete vedere, senza Tapu, volutamente, perché ho voluto provare un po' a vedere se è possibile, in un meta che si presenta al momento abbastanza vasto, giocare senza Tapu, cioè vedere se la Tapu War, la guerra di campo, è così fondamentale. Ovviamente io questo me lo posso permettere, forse, tra virgolette, perché all'interno del team ho un Mach e un Ferrothorn, che sono un po' due Pokémon che per tutti e quattro i Tapu, dal Bulu al Coco, passando per il Lele e il Fini, sono abbastanza dei problemi. Qua le novità sono rappresentate anche da una Move Tutor sul nostro Mach, infatti il Mach in questione ha Riciclo. Riciclo che con Gluttony appunto farà quello che è stato per Snorlax, una sorta di ripresa a piacimento. Quindi diventa anche abbastanza complicato per gli avversari tirare giù un Pokémon che già come Mach è difficile da tirare giù, in più con Riciclo si preserva ancora più facilmente. Il mega di turno è il Salamence, perché ho voluto una doppia Intimidate e perché appunto giocandomi un po' questo Mach avevo bisogno intanto di un levitante che potesse entrare a cuor leggero sull'Andorus di turno che non sia l'Andorus. Ho una doppia debolezza Ice perché ho anche l'Andorus nel team, che appunto però è un Pokémon abbastanza irrinunciabile in queste prime fasi di metagame, e per questo quindi ho voluto inserire un Incineroar Assault Vest, anche molto ticcio, un altro Pokémon utile per fare switch in. Insomma, gli ultimi due Pokémon, Ferrothorn e Incineroar, servono molto per cercare di cambiare schieramento e ripartire o con Fake Out o con U-Turn e cambiare il momentum della partita. Cresselia è abbastanza classico, abbiamo Trick Room, Icy Wind e gli ho dato anche Baratto perché avendo Intimidate con l'Andorus può essere utile in determinate fasi, togliere ok sì Gluttony a Mach ma dargli una Levitate. Insomma, vediamo un po' cosa succede. Ah, non prendetemi in giro, su Ferrothorn ci ho messo la grande lente, perché avendo Power Whip e Leech Seed io mi conosco, insomma vorrei vedere se funziona un oggetto del genere per dare più sicurezza a due mosse che hanno poca accuracy su un Pokémon importante che secondo me sarà assoluto protagonista in questo metagame come Ferrothorn. Non preoccupatevi se perderò più di qualche partita perché è normale, adesso il metagame non ha forma, non si sa cosa si trova, non si sa che oggetti aspettarsi, è abbastanza, che dire, una fasolada, una giungla, e quindi ci potrebbe stare assolutamente di prendere anche qualche strina pesante. Insomma, diciamo che la mia autostima rimarrebbe comunque intatta perché è normale in queste fasi di metagame all'inizio perdere anche male, proprio perché magari non si sa che set abbia l'avversario. Ve lo dico non tanto per mettere le mani avanti sui miei risultati, non mi fa né caldo né freddo, ma per voi se magari vi state scoraggiando perché perdete male qualche partita adesso. Ecco, vi volevo dire, come vedrete, succederà anche a me e quindi andiamo tranquilli. Diamo un batte spot. Italia, DDVGC. Tra l'altro ho notato in questi giorni, ragazzi, su 10 partite che facevo più o meno, 7 erano anche 8 contro italiani. Quindi stiamo veramente popolando noi il Battle Spot. E ne sono stracontento di questa cosa. Allora, qua abbiamo Poli, Ludicolo, Landorus, Aiego. Poi abbiamo Lele e Metagross. Ora, senza Tapu, ma senza Fairy in generale, perché è vero, mi accorgo che ora che non ho Tapu, però non ho nemmeno Fairy, e Fairy ci vuole in questo metagame perché ai Dragon, se no, può fare il cavolo che vuole. Bisogna stare attenti perché quel Ferrothorn fa benissimo, ragazzi. Però, ecco, appunto, occhio, occhio, perché lui potrebbe farmi molto male con magari ai Dragon, ad esempio. Allora, vero è che noi più ai Dragon abbiamo un Incineroar, insomma, siamo proprio messi malissimo. Incineroar che da portare sotto rain può sembrare un po' un rischio, ma io vi dirò, lo porterei quasi. Proviamo Cresselia.
Mac, ferro, incineratore. Spardo, lasci a casa Landorus e Mance, sì. Mi sembra abbastanza rischio. Tanto l'Intimidate contro di lui c'ha solo meta così fisico. Sì, c'è cioè Land, ma insomma. Per Lando c'è Ice Beam, cioè, ferro anche. Luci di Dunk. Ho fatto una lead del cavolo, ragazzi. Ho fatto una lead del cavolo. Lui fa Dark Pulse e Terremoto. Io ho fatto una lead del cavolo. Che schifo di lead ho fatto. Ma i boh. Ma veramente ai boh. Guardate se mi tocca fare. Mamma mia, schifo di lead ho fatto. Mamma mia. Butto lui sul terremoto, mi prendo una zecca, che schifo. No, no, questa è merito di perderla. Ho fatto una lead orribile. Ho tirato a morire Incineroar sulla Z, così che adesso a regola una Trick Room me la posso mettere. Ho buttato però via un Incineroar perché ho fatto una lead pessima. Non mi aspettavo partisse collando. Aedrego sì, l'ho detto perché non abbiamo Fei. Timer a 5 minuti, ragazzi, condiziona un sacco. Lui ha paura di Ice Beam e se ne va. Butta Politoed. Per me è perfetto perché entriamo con Ferrothorn. Ci intimidirà dopo, però. Tanto va bene così. Ora, se non si flincia di Dark Pulse, la Trick Room l'abbiamo messa e ci dovremmo poi anche essere abbastanza in salute sia per un recupero di Bacca qualora arrivi, se lui è Modest. No, addirittura vada lì. Ok. Io comincio a menare, proviamo. Ora entra Mega Metagross, dai. Che dire? Va benissimo. Io ho fatto Ice Beam appunto di là perché ho detto se dovesse entrare Lando lo picchiamo. Ok, è anche frizzato. Questo ho avuto un po' fortuna.
Vado doppio anche di Ice Beam, vediamo se me leva e rimette i Dragon. Ah, grande lente ci fa colpire. Si fa nemmeno poco, ragazzi. Ice Beam e Parassi Seme. Vediamo se mi fa lanciafiamme. Comunque siamo sotto rain, reggo. Se mi fa Dark Pulse e non critta, mi riprendo con la bacca e ritorno praticamente ai PS che ho adesso. Onda calda, meglio ancora perché la potenza è ulteriormente ridotta. Caspita. Ora io devo sta buono perché ho frizzato. Però ho frizzato un Landorus Scarfe sotto Trick Room, capito? Lui mi scotta Ferroton contro un Rain. È incredibile. È incredibile. Di onda calda, mossa da 90. Vabbè. Ah, che bellezza. Un Tapu Lele. Ah. L'ultimo turno di distorto. Diamo di Ice Beam, ma probabilmente protegge. Butto Mach, devo preservare Ferroturn. Quantomeno lo provo a pulire innanzitutto dalla Intimidate, quindi sono già scottato. Allora. Proviamo, ma adesso lui va di Helping Hand Moonblast o di qui o di là e o mi tira giù un Pokémon. Io penso che lo farà su Mach. No, lo fa su Cresselia, mi vuole impedire la Trick Room. Che invece, mi dispiace, ma arriva perché io sono abituato a fare Cresselia immortali dal punto di vista speciale. Questa è la partita dagli effetti aggiuntivi. Ora, è vero che mi ha calato l'attacco speciale, però Psychic sotto campo psico. Ci riprendiamo quantomeno del drop. Tapu Lele se ne va. Il nostro avversario manda a morire ai Dragon sul Poison Jab. Crit inutile. Io penso che lui sia andato di Scald su Mach. Ci scotta sicuro. Non, proprio non ho avuto nessun dubbio perché questa partita ogni effetto aggiuntivo è stato giocato. L'avete potuto vedere nel set, io non ho Protect. C'ho Curse.
E ora. Stiamo praticamente portandolo a casa questa partita, una partita incredibile per certi versi e assolutamente faziosa da una parte e dall'altra. Con un matchup che crit, ok, questo è servito perché abbiamo bypassato il burn, però poi sarebbe arrivato l'ice beam e anche qualora non fosse morto sarebbe morto di veleno e facciamo finta che lui non so come ci avesse poi tirato giù tutti e due i Pokémon. Io poi sarei rimasto con un Ferrothorn, ok, burnato, ma contro Politoed. E vi dirò, forse è meglio burnato perché così non ci può geloraggiare e congelare. E in una partita del genere, ragazzi, può succedere assolutamente di tutto. Quindi io levo Cress per pulirlo dal drop in Special Def e butto dentro Cosetto e poi faccio... Cosetto e Ferrothorn. E poi faccio un Knocco Fino per togliere una bacchetta, vediamo un po'. Comunque, ci stiamo portando a casa una partita che dalla lead avevo sbagliato. Ok, gli togliamo la Kiwi. Perfetto. Avevo sbagliato dalla lead. Non so come ho fatto a tirarla, a portarmela a casa. Allora. Io non voglio rischiare. Vado di Lichseed, di Riciclone. Perdonatemi, spettatori, se sono così stalloso, ma... Ok, dai, lotta finisce per abbandono. Buono. Mamma mia. Ho fatto una lead, l'ho sbagliata. Vedete, ho sbagliato la lead. Non pensavo che mi partisse con l'Andurus. L'Andurus Sei Dragon, però alla fine della fiera l'Andurus Sei Dragon è stata una... Cioè, contro di me è una buona lead, quindi me la dovevo aspettare. E non sono ancora abituato, a ragionare in questo meta. Comunque, tutto è bene perché finisce bene. Prima vittoria. Benissimo. Andiamo avanti. Ora se ne può perdere anche due. Andiamo. No, ragazzi, vabbè, sto mandando un vocalone al Tivolone. Andrea di Tivoli, nostro fan del canale, era lui quello di prima. Grande Tivolone. Guarda, ci avrei perso volentieri. Ora ti saluto, ciao Tivolo. Allora, Garchomp, Celesteela, Mimikyu, Primarina, Blaziken, Coco. Beh, non è propriamente... Questo è un team da WC17 più Blaziken. Scusate il vocale, ma li stavo mandando in vocale, fantastico. Era Tivolone, non lo sapevo. E la cosa bella è che 5 minuti prima l'avevo anche sentito. Allora... Qui bisogna stare attenti a Celesteela, ragazzi. Io farei Cress Lando. Incino. E ferro. Me la voglio giocare così. Grande Tivolone. Andiamo al nostro amico Giappo come parte. L'idea qua sarebbe di mettere Trick Room ancora. Cioè qui Ferrothorn scassa tutto, sempre. U-turn, si rompe il manto a Mimikyu, si mette distorto zona, entriamo con Ferrothorn, vediamo cosa fa quel Mimikyu, ma... Ho paura solo dello Scald sull'Andros che arriva su Ferrothorn, mi brucia sicuro. Vediamo. Scopriremo solo vivendo. Intanto Mimikyu non ha fatto Profit, questo è positivo. E no, perché di questi giorni si sta beccando di tutto un Battlespot. Dai.
Un cinema lo devo tenere per Celestia. Mamma mia! Ok. Fatemi vedere se andare di Psychic del Beam. Ice Beam più Gyro Ball. Prima linea potrebbe andarsene. E qui preme togliere ovviamente dal campo questo Mimikyu che ha più uno di attacco. Ho fatto doppio perché nel caso sia Sash. Ok. Mimi ciao. Zeta. Allora, se è quella di prima linea è coperta a copyright e noi ci vediamo fra poco. Ok, era quella di copyright, quindi è stata tagliata, ragazzi, perché se no mi buttano giù il canale. Freeze? No. Cioè mi buttano giù il video, quindi se vi domandate perché è stata tagliata la Z di Primarina è per questo. Perché faceva parte di uno dei primi trailer di Sole e Luna, quelli vecchi che sono ancora su YouTube, sono ancora copyrightati e quindi... Io, ragazzi, penso che Psychic... più Protect potrebbero andare. Questo non è propriamente un avversario di grandissimo livello, ragazzi. Va detto a onor di cronaca, non per denigrare nessuno, però insomma, non ha un team, proprio che altro sta facendo delle gran giocate. Lasciare Mimikyu senza Sash davanti Ferrothorn, ma anche proprio, insomma, fare la Z così su Cresselia per fare 45. Serve a poco. Quindi noi si va tranquilli, andiamo di Protect con Ferrothorn. A meno che non ci frizzi ora. No. E poi dopo si fa Psychic più Power Whip. E siamo tranquilli. Ok, i drop quelli utili. Calci in volo. Benissimo, lui fa da solo. Non dobbiamo nemmeno rischiare il freeze il turno dopo. Che Bloodied. Così. High Jump Kick. Tanto nemmeno proteggo, dice un Ferrothorn, non ho davanti Blaziken. Vabbè dai, non è un drago il nostro avversario. Lo abbiamo scoperto adesso. Io voglio fare una cosa. Ma mi serve togliergli il Beast Boost? Anche no. Andiamo di Vigor Colpo su Primarina e poi Incine. Attenzione perché se questo è un Pokémon da VGC 17, potenzialmente potrebbe farci Lanciafiamme su Ferrothorn. Bene, il nostro Vigor Colpo, ragazzi, da 93 fallisce perché è 85 di precisione. Respira Franci, 85 di precisione moltiplicato 10%, quindi arriva a 93, missa. Bene. E noi adesso, Primarina, si sudicchia a tirarlo giù. Falla Z. Però che palle. Che palle.
Anche le partite facili devono diventare partite tirate. A fine del canale, ottimo, però distorto zona abbiamo un turno. Bene. Facciamola finire, poi si spara a Z addosso. Faccio fake out su prima arena perché chiaramente non mi voglio prendere dannacci. Questo è il danno di fake out, ragazzi. Quindi potete immaginare quanto poco gli faremo con una Z. Via. Sembra partita chiusa lo stesso, eh. Comunque lo stavo dicendo, potrebbe aver lanciafiamme, era sicuro avesse lanciafiamme, ma era preventivato che Felton venisse giù, però prima si sarebbe dovuto portare dietro prima Rina, che ho visto non ha mai protetto, probabilmente non ha nemmeno protect. Comunque via, mal di nulla, mal di nulla. Fatto sta che è meraviglioso che io metto la grande lente per non missare Vigor Colpo e Parassi Seme, quantomeno per cercare di missarli meno, e poi quanto più ti serve, nonostante la grande lente, li misso lo stesso. Ah, Pardo, ti lamenti, ti piangi addosso? No, semplicemente ho messo grande lente, magari mi verrebbe colpire, ecco. Vabbè, facciamo scoppia prima arena così. C'è problema. Bom. Bravo Cele. E bravo Insigne soprattutto. Buono bimbi, 2 su 2. La prima di livello contro Tivolone, che è anche un gran bel giocatore. La seconda, insomma, poi ero partito male e lui aveva i Dragon, che giustamente aveva individuato come Pokémon che ci avrebbe potuto sbriciolare la squadra in quanto non ho Fairy. Cosa da correggere. Forse al posto di Insigne ci potrebbe stare Tapofini. Non lo so, vediamo. Comunque, al di là di quello, insomma, questo secondo match è un... Siamo sgranchiti un po' le predict. Andiamo avanti, terzo. Poi ci salutiamo. Spagna, Copper, 1512. Chari, Lando, Cress, Coco, Conkel e Aegis Slash. Quammenz, lo vedo meglio. Ma anche Incineroar. Ferrothorn ovviamente no. Lando non so che far. Io sarei per Cress e Mach. Ragazzi, che mi dite di questa magliettina con Professor Oak, eh? Stile Che Guevara. Grande Oak. Elok. Allora. Del capelli. Lo taglia. Dio proprio di sì. Ora, fai vedere un Charizard con Nidden Power Ice. Non godrei molto. Io vado di sdoppiatorello. Netto così. Vediamo se lui rimane con tutti e due i Pokémon in campo. Se rimane con tutti e due i Pokémon in campo, sdoppiatore a Charizard. Non gli fa bene. Lui ci mette anche il sole. Quindi dopo per un Flare Blitzello di Incine non è male.
Lando, dai. Scontaterrimo. Allora, Z su Insigne. Mettiamo Cress e Prosek. Vediamo se Life Orb. Sì, notare il danno di Dazzling in me sul Life Orb, ragazzi. Pazzesco. Allora, sono due volanti, non penso mi farà Z, quindi io direi che è giunto il momento di distortonare e Mac. Vediamo se riusciamo. Che magari fa fulmine più U-turn tutto su Cresselia. A me va bene. Ora, se non ci flincia di frana, questo è un turno meraviglioso. Mac evita. Quando evita l'altro, flincia l'altro. La beffa questa. No. Buono. Andiamo doppio su Lando, eh. Questa l'abbiamo letta bene, eh. Beh, partita è praticamente finita, lo stiamo massacrando. Il team sembra funzionare bene. Sono contento. Partita è praticamente finita. Che noi dietro abbiamo tra l'altro anche un Mega Salamence. Con Conkeldurr diciamo può far bene. Velo in puntura, finiamo Coco. Psychic, danneggiamo qui Conkeldurr, dai. Ce la diamo con un bel 3 su 3 oggi. Crit inutile, va bene. No, noi siamo abituati ai crit inutili in questo canale. Sì, provocazione buona, privazione, ci toglie la Kiwi, resistiamo però. Psychic. Io, ragazzi, non starei a fare uno switch in prematuro di... Salamence, perché se lui mi fa Ice Punch su... Mens, io butto Insigne, tanto la mossa lotta su Cresselia non me la dovrebbe fare, se me la fa è bravo, ma se me la fa, io comunque ho la curse pulita. Noi adesso abbiamo il fake out. Riciclo, non voglio affatto gigioneggiare e prendere in giro il mio avversario, ma voglio arrivare alla win condition migliore, anzi averne più di una. Nel frattempo che aspetto che la Trick Room vada via, perché poi sappiamo benissimo che come la Trick Room va via io entro con Salamence. Double Edge è finita, però finché non va via. Ora dai, Flare Blitz più Velo in puntura, anche se mi fa Drain Punch, mi tira giù Incineroar, a me non me ne frega, si recupera, faccia quello che vuole, non mi interessa. Poi tanto entro con Salamence, con la mossa proprio al 100% migliore sarebbe stata quella di prendere e buttare Cresselia nella slot di Incineroar, perché adesso lui si fa un bel prelevino, invece no, decide di andare su Mach. Ma insomma, è uguale, perché se ci tira giù Incineroar e anche ritorna al 70% di vita, poi entriamo con Mens. E la partita poi, insomma, in ogni caso finisce. Va bene, cos'ha? Ragazzi, a me questo Mach senza Protect, è vero. Però se riusciamo a tutelarlo abbastanza bene dall'Andorus con Cresselia, e ci siamo riusciti, tutto sommato. Con Curse più Riciclo diventa...
Niente importante. 4-0 a Copper, allo spagnolo Copper. Ragazzi, buono, sono contento. Questo team mi piace. Provo a lasciarvi in descrizione il QR code, ovviamente, nel senso. Vediamo un po' se funziona davvero o no. Io sono molto contento, mi piace molto questo metagame. Speriamo che porti anche i suoi risultati ai tornei. Vi invito a mettere mi piace al video qualora vi sia piaciuto. È importante per far, come dire, pubblicizzare su YouTube sulle home di chi non è iscritto al video e quindi magari accogliere nella famiglia del competitivo sempre più iscritti. Vedetela come una promozione del competitivo, insomma, quindi non fatelo tanto per me, ma per un fatto etico in generale, far vedere Pokémon più come un gioco da adulti piuttosto che come il pica pica di turno. Commentate poi ovviamente con le vostre impressioni sulle partite e poi iscrivetevi al canale se appunto non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi nuovissimi videos. Ciao ciao!